Ragazzi, il primo che si lascia scappare una parola con Ruoppolo fa i conti con me, eh? Chiaro? Più che busone, una gran troiaccia, ecco. Puttone, troiaccia, puttene, boiaccia. Tutta la notte dobbiamo sentire questo. Sonnambulo. Sua moglie è una busona. E Ruoppolo non lo sa. Che ha detto Ruoppolo? No, ha detto per bacco non lo so, bolognese. Che per bacco non lo so, in bolognese si dice Ruoppolo. Ma non ha detto Ruoppolo. Io ho sentito bene, sai. Anch'io ho sentito bene. Quello ha detto prima puttana, busona, troiezza, Ruoppolo non lo sa. Bene, gioca su, dai. Casalotti? Ha detto Ruoppolo. Gioca, dai. Casalotti? Casalotti! L'allarme! Casalotti! Allarme totale! Via tutti giù! Via! No, così! Bella maialona. Ruoppolo. Ruoppolo non la moglie. Non... Che stai facendo? Bisogna svegliarlo, è pericoloso. Ma come, quando mi stava ammazzando a me hai detto che non bisognava svegliarla? Adesso che mi sta dicendo una cosa importante? Bigotti, sveglia, dai, su, svegliati, dai, su. Oh, oh, ma cos'è che c'è, eh? Niente, dormi, va. Ah, mi svegliate così per dire niente, dormi, va? Che cos'è questa busone che dicevi tu? Sa, una sorella te lo spiego. Cosa ma guarda se Daniele... Oh, dormista mai una volta, mi sbaglio in caserma, mai. Vieni a giocare, dai, su. E non ci pensare, vieni a giocare, su, andiamo. Ruoppolo, vuoi venire a giocare? La vacca. Non vuoi giocare più. Glielo dire a lei, comunque escludo nella maniera più categorica che il Daniele Traversi abbia portato qua suo figlio. Ma che diamine, anche i compagni l'avrebbero sconsigliato. Sono tutti uomini adulti, responsabili. Tutto! Monta sul vagone bestieme, correre, montare. Venga signorina, potrà vedere di persona. Aspetta. Caposquadra Bigotti, ma cosa sta facendo? La signorina qui presente mi ha detto che uno di voi, allo scopo di occultarlo, avrebbe portato in caserma un bambino. Un bambino? Assolutamente, non ho mai visto i bambini qua dentro. Guarda, non c'è nessun bambino qua. E lei non ha niente da dirmi? È d'accordo con gli altri? Io? Sì, lei. Daniele, ascolta. Ma come hai potuto pensare che dopo tutto quello che è successo io potessi sottrarti tuo figlio? Non mi conosci proprio, eh? E allora... No. Scusi, signorina, ma adesso la cosa è di mia assoluta competenza. E ne faccio una questione di principio che si basa su un preciso regolamento. Buongiorno. Buongiorno. Dove andavo di là? Aspetta. E questi cosa sono? Quali? Chi dice? Ah, si mangiano. Ma per la verità mi sembrano pannolini. Pannolini? Ah, sì. Signor comandante, forse lei non lo sa, ma io soffro di leggerissimi problemi di incontinenza. Cioè, leggerissimi, molto gravi. Piuttosto uno shock. Ma sono pannolini da bambino. Bambini? Ah, sì, perché io ho delle dimensioni, insomma, ho un'attrezzatura di piacere molto limitata, molto umiliante, proprio così, come una bambola, pure il pelo. E mia moglie è sempre molto dispiaciuta per questo fatto. Ma mi faccia il piacere, Casetti! Casalotti. Casotti! Casotti. Vuoi saltare fuori questo bambino? E il violino non l'abbiamo portato, non lo suono. No, il violino, il bambino! Allora, Spina! Lei non ne sa niente, eh? Caposquadra Bigotti, questo bambino lo tiriamo fuori, sì o no? Ragazzi, questo vi costerà caro, molto, molto Traversi. Allora, questo bambino, l'infante. Le pare che le dico una bugia? No, dove vai, dove? Ai, 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 chi mi ha morso? Ai, ai. Mi dispiace, sta cambiando i denti. I denti? Chi, Nicola Ruoppolo sta mettendo i denti? Cioè, no, è... Tornò. Ragazzi, adesso basta, eh? Non ho più nessuna voglia di scherzare, tutto c'è un limite. Quindi chiudiamo la porta e ci facciamo una bella perquisizione, visto che nessuno ha niente da dirmi, eh? Io, signor comandante. Ah, finalmente una persona ragionevole.
Volevo sapere quando iniziano gli allenamenti. Ho deciso di partecipare all'incontro. Ha deciso di partecipare all'incontro? Sì, ho deciso di scatenare questa belva assassina. Bravo Bigotti, che saggia. Che Dio ce la mandi buona. Saggia decisione, vedrà che non se ne pentirà. È troppo slancio, preso. Sassa, prova, 1-2, sassa. Qui è il vigile del fuoco, Alberto Spina, che vi parla. Vabbè, se cominciate così, ma siete proprio delle bestie. E ora, per la categoria dei super massimi, oltre i 95 kg. Adesso viene il clou della serata. È il nostro elemento migliore. Vero Pacini? Non c'è dubbio, è un tipo eccezionale, fa parte della 17ª squadra. Mi spiace per la sua gallina, ma Bigotti è sempre Bigotti. Vai, sei una bestia, vai. Ma cos'è che mi stai dando? Vix di Tonino. Non c'avevo nient'altro. Il Vix. Ti fa bene. Ma non ho mica raffreddore. Ti fa bene. Che t'avevo detto? Non c'ha fisico, non c'ha lungo. Insomma, è tuo. Usa la tattica di studio. Sarà mio. Però. Quale tattica di studio? C'è una bella scanocchia in mezzo alle gengive. Sì, sì. Ammazzi direttamente. Sì, un bel gancio nei denti. C'è la mascella di vetro. Baciami. Mi ero lasciato prendere. Scusa. Non bere, sputa. Sputa! Sì, tu invece me la... Non bere, sputa, c'ho il Vix che... Stavo infilando... È mio. Allora mi raccomando, niente colpi bassi, niente testate. E quando dico break, separate. Salutatevi, agli angoli. Scusi, sono un impulsivo. Vuoi secondi? Oh! Bigotti, ma che sei male? Mi stai scherzando? Quello è morto, che scherzo? No, è tutta scena. Bigotti, dai, forza, dai! Uno! Scatena la belva assassina, Bigotti! Forza, tre. Su! Uno! Quattro! Cinque, sei, forza, sette, forza Bigotti, nove, e di Bigotti. Sono campione? Sei uno stronzo. Chi prende l'ordine? Vado io. Flag up. Che c'è? Questo è l'indirizzo della casa abusiva da demolire. Thank you very much, boy. Ma porca miseria, dico io! Queste cose nelle caserme americane non succedono! Perché lì ognuno sa come si deve muovere! Sì, più giovani siete, più vi incasinate sempre! D'accordo, ho capito! Azzo! Una stronzetta, una casa da demolire! Let's go! Ehi, ciò! Ti hai sbagliato foglio! Dai ragazzi, facciamogli vedere chi è la squadra 17, ok? Ok. Dai, dobbiamo riabilitarci la faccia del comandante, dai. Autopompa 17, qui comando di 7 camini, rispondete. Che c'è? Dirigetevi verso Corso Francia. Avete avuto un ordine? Autopompa 17, avete capito tutto? Autopompa 17, vabbè, tutto chiaro, chiudo. Come tutto chiaro? Ma sì, sono dei frescacci sui percorsi preferenziali. Ma noi già ci siamo, eccola là la casa, vedi? Via dei Faggi, lo so perché ci abitava Claudia. Cardinale? No, Padanà, è una compagna mia degli elementari. Ecco, gira subito dopo la curva che ci siamo. Tutto fatto, sono stati avvisati, non ti preoccupare. Meno male. Lo sai cosa stavano per demolire? Buon pranzo, comandante. Grazie. Ah, finalmente a casa. Bigotti! Ma è casa mia! Come? Come ho...
Allora, mettiamo... rimettiamo tutto a piano ordine. Basta dare una pulitina. Chiuda, chiuda pure la porta, forse conviene. Questo è perfetto. Questo lo mettiamo qua. Voglio subito il responsabile! Quattro spaghetti, uno diverso dall'altro. Uno col burro senza parmigiano, uno col parmigiano senza burro, uno pomodoro basilico senza burro e senza parmigiano e uno senza spaghetti. Fallo come cavolo vuoi l'altro, va bene? Ma che sei di? Guardi, io non lo so, signor Gentilini, io non capisco più niente qua dentro. Il mio vero lavoro non è questo. Lei lo ama questo lavoro, io non lo amo, va bene così, ecco. Ma che c'è strilli? Ma chi è che grida? Siete voi che grida? Mi sono rubato tutto del cervello. Allora, se mi sei tu ti accontento e ti licenzio, ti sta bene? E mi licenzi, che me ne frega a me, mi licenzi. Come mi licenzi? Ma mi scusi, non è caso di esagerare, signor Gentilini. Ricomincio da capo, vado a lavare i piatti. Vai a prendere altre tovaglie e don't break my ball. Non ho afferrato, scusa. Non mi rompe i coglioni. Ho afferrato benissimo, guarda. Tutto ok? Serve qualcosa? Sì, brava. Prendi questa bombola e portala là dietro, grazie. Dimmi la verità, Traversi non sarà pericolosa, magari? Ma no, non ti preoccupare, ormai assolutamente no. Scusa, Traversi, dato che ci sono altre 24 bombole innocue. 24? Ci sono gli altri. Forse è meglio che andiamo. Sì, andiamo. Meglio. Sono venuto a salvarti. Grazie a me chi me salva. Pure i cani oggi. Camillo, Camillo cuccia, fa così perché è contento. Ah sì? E quando si incazza che dai, fa? Camillo, vieni. Il signore andiamo, ci su, porta mo. Via su. È un pompiere. Bravo. Là, proprio là. No, ragazzi, vado io, lasciate perdere. Io sono più anziano, voi siete ragazzi, non siete esperti. E non cominciamo a fare i soliti eroismi. Stronzi, no, ruopo, lascia stare, vado io. Non mi trattenete perché ho deciso, vado io. Bravo. Tu coprimi le spalle. Vengo io a salvarti! I'm coming! Stai tranquillo, nonno. Ce l'abbiamo fatta.